C'è anche questa considerazione da fare. Candiani Street passista, colpevole di rincalzo. E intanto sono partiti i cavalli della seconda corsa con Candiani Street che dopo i primi tempi di corsa va davanti. Passer Fritz prende un buon avvio in corsia esterna. Al suo interno ci sono con giubba giallo-rossa entrambi sia colpevole che free winner. A contatto invece Coup d'Etalon, il rientrante in giubba blu a scacchi Bordeaux. Intanto continua in vantaggio Candiani Street a fare l'andatura nei confronti di Passer Fritz che ha parcheggiato quasi al suo esterno. Terzo in corda colpevole davanti a free winner, all'esterno del quale galoppa invece Coup d'Etalon. I cavalli ben raccolti all'attacco della curva, Candiani Street mantiene la posizione, Passer Fritz è secondo, colpevole, terzo acquattato in corda, poi ancora Coup d'Etalon con alla sella invece free winner. Queste le posizioni dei cavalli sull'ultimo tratto della piegata, cavalli che entrano in dirittura, Candiani Street prova a difendere la posizione, inseguito costantemente da Passer Fritz, dentro al quale di rincalzo c'è subito colpevole, poi Coup d'Etalon e free winner. Superata l'intersezione delle piste, Candiani Street ancora un certo margine su colpevole che adesso viene a reperire lo spazio e attacca deciso, colpevole viene deciso, di spunto a 150 dal palo, prende vantaggio al monocorde Candiani Street, colpevole, regola l'avversario, vince colpevole davanti a Candiani Street, terzo rientra bene Passer Fritz davanti a free winner e ancora Coup d'Etalon. Bello l'arrivo della seconda di Merano, colpevole, dà lo spunto sul cavallo, sul passista Candiani Street con lui, con Magnezzi in sella, la signora Turri ai colori, Gasparini Marco al training. Per il terzo posto il rientrante Passer Fritz.